Radio.0 presenta Napoli Magazine. Purtroppo oggi è un altro calcio. Basta che si parla di soldi e non vedono più niente. Cavani sicuramente meritava una grande squadra, però penso che tra tutte le squadre che erano state nominate in bilico per Edison Cavani, io penso che il Parigi, onestamente, io fossi stato in lui, io l'avrei messo proprio per ultimo, ma all'ultimo minuto della clausola rescissoria che si partava al 30 agosto, al 10 agosto. Perché io penso che il Paris Saint-Germain non è questa grande società, non è che hanno tanti soldi perché hanno uno Sheik, beato lui, Madonna Santa, questi pensano di prendere anche De Rossi. E poi mai potevamo immaginare che in un attacco composto da Ibrahimovic, da Lavezzi, da Pastore e da Menez, parliamo di giocatori offensivi come sì. Cavani, con caratteristiche diverse probabilmente tra di loro, potevano acquistare e spendere una cosa come 63-65 milioni di euro un giocatore, anche se bravo come Cavani. E poi Cavani deve recepire che dovunque va a giocare, io ero sicuro che Cavani andava via da Napoli e ne stavo parlando con te la prima volta, sì, che l'avevo detta a una televisione e anche da voi, sì, era il primo gennaio del 2013, io dissi che Cavani, onestamente, l'anno prossimo sia lui che Mazzarri non allenava in Napoli e Cavani non giocava lì in Napoli, sì. E questo l'ho detto, è uscito su tutti i siti, anche del nostro amico Antonio Ferraiolo. E poi ho avuto anche delle critiche che era destabilizzante, che io non capivo niente, che non dicevo niente. Comunque alla fine vediamo chi ha avuto ragione. Io penso che era l'ultima società, secondo me, non so Pino, io tra Manchester City, tra Barcellona, tra Real Madrid, l'United, il Chelsea, io penso che il Paris Saint-Germain c'hanno solo i soldi, probabilmente meglio di queste squadre, ma una cosa è giocare su queste squadre che vi ho nominate, e penso che sia molto riduttivo per un giocatore come Cavani, solo per i soldi che ha preso per 5 anni 10 milioni all'anno, e signori miei, l'ha fatto per i soldi, perché poteva andare a avere delle scelte superiori al Paris Saint Germain. Pino. Ma io sono d'accordissimo, perché non posso essere non può essere altrimenti, ha detto le cose giustissime, cose sagge. A me l'unica cosa che mi dà fastidio questa vicenda è giustamente il fatto, ecco, emotivo, il fatto dell'affetto dei tifosi nei confronti di questi giocatori, questi campioni o delle persone che passano per Napoli, che prendono Napoli come un trampolino di lancio, perché Napoli ha una grande cassa di risonanza, e allora a me sembra che tutti quelli che vengono qua li facciamo diventare grandi, e per poi gli apriamo una bella pista dorata per andare ad altre parti. Questo è un peccato, perché una società come il Napoli, un anno perdi Lavezzi, poi perdi Cavani, indubbiamente perdi anche di tantissima qualità. Fatto che lui abbia scelto poi Paris Saint Germain è solo e esclusivamente per un fatto economico, e questo fa capire poi lo spessore degli uomini, fa capire d'altronde com'è il calcio oggi è solo il vil denaro, il dio denaro, come lo volete chiamare. A parte, hanno anche ragione, perché sono tanti soldi, probabilmente chiunque al posto di Cavani avrebbe fatto la stessa cosa. Però ecco, io dico, a Napoli eri un dio, eri qualcuno, eri, secondo me, se riusciva a rimanere a Napoli, non so se riesce a rimanere a Napoli ancora, non lo so perché l'ufficialità ancora non c'è, certo. A Napoli sei qualcuno, sei il numero uno, dopo Maradona viene Cavani, cioè addirittura l'hanno paragonato a Careca, cioè che Careca era veramente un qualcosa di esagerato come attaccante. Quindi cioè, Napoli ti ha dato un'identità, Napoli ti ha fatto diventare Cavani, perché quando è andato via dal Palermo, Napoli ha pagato tantissimo a portarlo a Napoli, praticamente 18 milioni di euro. Cioè, per 3 anni i miei amici di Palermo mi chiamavano e dicevano: guarda, avete preso un buon giocatore, ma non sarà mai all'altezza di così, così, così. Quindi Napoli ha dato veramente tutto quello che ha adesso, tutto quello che è adesso Cavani. Perché la cassa risonanza Napoli, perché tutte le cose belle dette su Cavani, tutto quello che ha fatto lui di buono a Napoli, che ha fatto tanto, perché questo non lo dobbiamo mai
mai nascondere, però ecco qui se vogliamo, io spesso mi soffermo sull'uomo, sull'uomo Cavani come sull'uomo Mazzarri, e sinceramente a me personalmente mi hanno veramente deluso, perché uno che fa un ragionamento del genere lo fa solo esclusivamente per soldi, mentre qui a Napoli potevi diventare veramente il numero due in assoluto dietro Maradona. Pino, sì, mi dai allora questa risposta, secondo te chi si è comportato meglio, Lavezzi o Cavani? Ma guarda, sinceramente provo più simpatia per Lavezzi, se sincero, in questo momento, forse perché mi è fresca la situazione di Cavani, oddio, non c'è ancora l'ufficialità, ma diciamo che la vicenda si sta avviando sotto questo punto di vista. Però non lo so, ha detto anche una cosa giusta prima Carmine, che diciamo a secondare anche i calciatori ad andare via c'è anche un po' tra virgolette responsabilità da parte della società, che con molta facilità li fa andare via, cioè alla fine quando metti una clausola, prima, cioè c'è sempre, se i giocatori sono bravi c'è sempre qualcuno che può venire e te li porta via. Certamente. Quindi questo, c'è una piccola responsabilità c'è anche da parte della società. Però d'altronde è anche difficile, poi ecco, per quanto riguarda Cavani, da parte della società rinunciare a 63 milioni, ragazzi, non è facile rinunciare a tutti questi soldi. Tanti soldi. Ciro, buon pomeriggio. Michele, buon pomeriggio, un saluto a tutti i tuoi ospiti. Allora, vuoi fare una domanda a Pino Taglialatela? Sì, innanzitutto volevo salutarlo e fare la mia personale considerazione dicendo che forse lui è uno di quei pochi esponenti del mondo calcistico che non conosce ipocrisia, ma è l'emblema della sincerità e della professionalità sportiva, oltre che umana. Ti ringrazio, per quello che io non lavoro in nessuna società. forse con i tempi di oggi non è un male. No, ma non mi interessa. Infatti. Faccio altro, ti ringrazio. Innanzitutto una bellissima considerazione per la vicenda Cavani. Sì. Certo, da tifoso e da amante del Napoli, da innamorato del Napoli, sono profondamente dispiaciuto, anche perché si è capito che l'ambizione del ragazzo non è tanto sportiva, non è tanto calcistica, ma purtroppo è esclusivamente economica, e anche questo ci può stare. Tuttavia si va appunto verso un'idea di calcio che e anche per certi versi descritta dal nostro presidente, cioè che parla di calcio come azienda, di calcio come un importante settore di mercato. E a tal proposito vi volevo invitare a fare diciamo una considerazione su questo concetto, cioè il presidente ci mostra un'idea di calcio chiara che si basa su tre componenti: capacità di sviluppo in termini di potenzialità del marchio Napoli, ambizioni sportive e effettivi introiti che la società matura anno per anno. Bene, io penso che su queste tre componenti il presidente debba essere più chiaro e trasparente con i tifosi, che in un'ottica aziendale devono essere intesi come una sorta di azionariato virtuale, perché certo, se Napoli va avanti è perché molte delle risorse che incamera sono dovute a quanto i tifosi spendono per il calcio Napoli. Per quanto riguarda il marchio, certamente negli ultimi anni è cresciuto e sta crescendo. Per quanto riguarda gli effettivi introiti di bilancio, anche questi stanno crescendo, però non c'è chiarezza, o meglio omogeneità, equilibrio sulle ambizioni sportive, perché il presidente da un lato vuole essere quantomeno presente sempre in Champions League per assicurarsi quegli introiti, dall'altro lato poi dice che vuole vincere al pari dei tifosi, come dichiarò in Napoli-Siena, però poi gli investimenti che effettivamente fino ad oggi ha fatto non è che garantivano, o comunque non è che davano una certa sicurezza sul fatto che l'obiettivo venisse raggiunto, tant'è vero che ogni anno si parlava di miracolo Mazzarri, di miracolo sportivo, che vabbè, era che Napoli era lui e non si esponeva però negli obiettivi. Bene, io gradirei che il presidente da oggi, mettendo un punto alla vecchia gestione, al vecchio Napoli, si riparta con un progetto che non deve essere ogni anno un miracolo, ma deve essere una certezza. Se lui vuol vincere, vuole andare stabilmente in Champions, che faccia degli investimenti anche ponderatamente rischiosi, ma che comunque dia ai tifosi l'idea che il treno vada dritto, fiero, e non è che ogni volta che arriva in una stazione e raggiunge l'obiettivo è un miracolo. A me sta anche bene
pur dispiacendomi che Cavani vada via, ma questi 63 milioni più tutti gli altri, certo, che vengano investiti in modo effettivo per adeguato, fare una grande squadra, certo, soprattutto trovi una linea di compromesso, visto che con questi famosi diritti d'immagine, come dichiarava anche il figlio del direttore Fedele, Gaetano, ci sono impediti tutta una serie di acquisti di grandi calciatori. Alla fine io non noto che il Napoli introiti chissà quali grandi risorse, certo, dallo sfruttamento, certo, di diritti d'immagine, perché se addirittura non riusciamo a prendere giocatori non di primissima fascia ma di seconda, perché hanno delle sponsorizzazioni sportive, allora io credo che questo non sia un bene per una squadra che vuole crescere. Ma se vogliamo crescere dobbiamo anche cercare di acquisire degli ottimi giocatori, non dei buoni o discreti giocatori. Ciro, la domanda a Pino, la domanda a Pino è questa, cioè secondo te Pino, la gestione del presidente è trasparente o comunque chiara fino in fondo, avendo capito quali sono gli obiettivi societari per quanto riguarda poi gli obiettivi invece sportivi? Ciro, grazie. Pino ti risponde subito. Ciao, grazie. Vai Pino. Vai. Sicuramente il presidente guarda da ambo i lati e quindi praticamente guarda anche, per il momento sta guardando soprattutto al fattore bilancio ed economico, quindi non è proprio in linea con il nostro volere, il volere dei tifosi secondo me in questo momento, perché noi tifosi siamo esigenti anche a giusta ragione, perché Napoli è una squadra, giustamente come diceva prima Ciro, è una piazza che i tifosi portano veramente tanti quattrini nelle casse del Napoli. Se il Napoli è quello che è, ha questa forza economica, è perché i tifosi comprano le schede per vedere le partite, vanno allo stadio, c'è tutto un giro di merchandising, e questo va detto grazie ai tifosi. E i tifosi come vogliono essere pagati? Con una squadra ad altissimo livello in campo. Però se perdiamo Lavezzi, perdiamo Quagliarella, perdiamo anche Cavani, giustamente noi tifosi diciamo, cazzo, aspetta un attimino, giustamente la gestione è perfetta a livello imprenditoriale, tutto quello che vogliamo, tutte le belle così, ma noi vogliamo anche vincere. Pino, ti posso, sì, volevo farti appunto due domande al volo. Quanto secondo te De Laurentiis sta aspettando davvero il fair play finanziario, l'entrata definitiva in vigore del fair play finanziario? E secondo te, ma non è che Cavani sta facendo tutta questa manovra per poi rifiutare il Paris Saint-Germain, ma allo stesso tempo, come dire, mettere se stesso in condizione di non poter rimanere più a Napoli? Perché Pino, è inutile girarci intorno, da ieri i social network, i commenti dei tifosi sui social network purtroppo sono tutti commenti molto negativi sul giocatore. Ma è normale, perché la gestione non è stata neanche buona da parte di commettere l'entourage del calciatore, anche dello stesso Cavani. Non è stata, ecco, tra virgolette intelligente, poteva essere sicuramente gestita in una maniera diversa. Adesso è difficile, cioè, che lui magari rifiuta il Paris Saint-Germain, non lo so, e poi dopo ritorna a Napoli. I tifosi certamente hanno sempre un qualcosina da dire. Diciamo che è una situazione strana. Io sinceramente, ecco, da tifoso, io perché ho l'anima del tifoso e quindi e sento anche quello che dicono i tifosi in mezzo alla strada. Stamattina al Molo Beverello 3-4 tassisti mi hanno fermato e detto basta, ci siamo scocciati, che se ne vada, cioè, capito? Questo adesso è il tifoso, e a un certo punto lo dico anch'io, basta, ci hai scocciato, vai via, perché sta storia, sta vicenda tutti i giorni, Cavani di qua, Cavani di là, Cavani a destra, Cavani a sinistra, la mamma, il padre, la nonna, lui, tutti. E sinceramente senza rispetto. Io non ho mai avuto il piacere di sentire una dichiarazione all'epoca, quando giocava nel Napoli, di un familiare di Pino Tagliatela. Pino, correggimi se sbaglio. Ma guai se si sentivano. Diciamo che oggi vengono riportate tutte le situazioni, quindi è anche diverso da come era il calcio nostro, no? Prima praticamente per far parlare una persona o un parente, ce n'è veramente, non si sapeva neanche chi eravamo figli, chi erano i nostri genitori, quindi oggi è totalmente diverso. Oggi allo stadio si va tutta la famiglia. Io sinceramente quando giocavo non volevo vedere nessuno perché mi concentravo a giocare e basta, cioè non
Su tutte altre storie, oggi è il calcio veramente cambiato. Io tra l'altro, Pino, non avrei mai pensato, cioè questo per farti capire la bontà dei giocatori dell'epoca. Io ero piccolo quando seguivo il Napoli di Maradona, ero in fasce si può dire, poi ho seguito bene il Napoli di Taglialatera, però apprezzavo soprattutto una cosa, la serietà da tifoso, lo dico. Altri uomini, altre persone. Non avrei mai pensato adesso di poter dire di essere amico un giorno di Pino Taglialatera, per farvi capire come erano irraggiungibili, perché erano dei miti e sono e restano dei miti tuttora. E parlo di Taglialatera, parlo di Bruscolotti, parlo di Maradona, parlo ovviamente di tutti quelli che hanno fatto grande il Napoli, non ultimo Antonio Careca, che ha detto Cavani è più forte di me solo perché adesso sono grasso. Ragazzi, Cavani è un grandissimo giocatore, ma Careca era un extraterrestre con il suo ruolo, e quindi sono giocatori totalmente diversi. Io Cavani lo paragono sinceramente al miglior Batistuta, perché ecco, ha quelle caratteristiche. In più di Batistuta, lui praticamente ha una forza enorme che torna anche lì a dare una mano alla squadra. Cioè Cavani è un uomo squadra, per l'amor di Dio. C'è tanto di cappello al calciatore, ma anche al ragazzo. A me sinceramente, io delle volte si parla del calciatore, ma dietro al calciatore c'è un entourage di procuratori, di chi lo gestisce, che secondo me spesso e volentieri fanno degli errori enormi, non li gestiscono e non li fanno uscire bene nei confronti delle persone. Allora da parte dei calciatori ci vorrebbero un po' più di, come dicevano all'epoca i vecchi maestri, un po' più di coglioni. Prendete voi qualche decisione, nel senso, questo fa parte della tua vita. Cioè io non posso buttare a mare 3 anni fantastici, un bilio meraviglioso con una tifoseria del genere, ma anche se non sono napoletano, come faccio a trattare tra virgolette male una tifoseria del genere? Cioè io ricordo ancora i miei primi passi da professionista, li ho fatti a Palermo. Cioè io ho un'adorazione per quella gente, per quelle persone che per 2 anni mi hanno fatto, io ero ragazzino, mi hanno fatto crescere, mi hanno coccolato, mi hanno esaltato, mi hanno voluto bene. Ma io porto il massimo rispetto per i tifosi del Palermo. Beh. E quindi poi per Napoli è un'altra cosa, perché Napoli, io sono innamorato di Napoli, sono tifoso, è tutta un'altra storia. Però io porto rispetto per quelle persone. Ma penso anche per, ovviamente, rispetto per tutte le squadre, no? Nelle quali sei stato, dalla Fiorentina, al Bari. Esatto. Io a Bari sono stato 10 mesi, se vai a Bari vedi cosa ti dicono di me i tifosi. Perché? Perché bisogna comportarsi bene con quelli che vengono allo stadio. Se tu prendi uno stipendio, prende soldi, devi ringraziare a queste persone che vengono allo stadio ad applaudirti, a fischiarti, a fare il tifo per te, e poi delle volte si arrabbiano, la maggior parte delle volte ti esaltano, ma questo fa parte del nostro mestiere. Napoli Magazine. Ultimi 4 minuti e mezzo di trasmissione insieme a Pino Taglialatera e Antonio Petrazzuolo. Antonio ha una raffica di tweet per Pino, botta e risposta, vi lascio il microfono. Finalmente, ciao Michele, finalmente. Sarà un piacere averti con noi in diretta, basta. Sarà un piacere per me sentirvi. Per prenderti un caffè. Un po' come un fulmine a ciel sereno, Leonardo si è presentato da De Laurentiis portandogli il messaggio dello sceicco: siamo pronti a pagare i soldi della clausola rescissoria. Un colpo di teatro inaspettato, battute tutte le concorrenti dalle inglesi alle spagnole, a Cavani è stato offerto un quinquennale da 8 milioni di euro a stagione, una cifra esorbitante e irrinunciabile. Così, dopo aver scippato dal Vesuvio i due gioiellini Cavani e Lavezzi nel giro di 2 estate, voglio sperare che adesso i francesi siano sazi, perché ci resta Marek Hamsik, probabilmente l'unico vero top player azzurro. Allora i tifosi che fanno? Ci mandano via Twitter, caro Pino, una sfilza di nomi per il sostituto di Cavani. I nomi sono i soliti, da Ibrahimovic a Lewandowski, passando per Gomez, Zeko e Damiao. Serve un bobber da 30 gol, tu chi prenderesti? Ti chiede Francesco. Zeko, Ibrahimovic. Ibrahimovic, subito. O Zeko o Ibrahimovic. Senza perdere tempo. Veloce, proprio subito. Botta risposta, Luigi Sicurezza scrive: Parigi non vale Napoli, potevo capire il Real, ma si è confermato come atleta del dio denaro. D'accordissimo. C'è poco da aggiungere. Paquito Paghi. Ne abbiamo parlato prima. Paquito Paghi mi sa
che ha preso alla lettera il presidente in merito a spaccargli la testa, quindi riferimento alle arranco la cabeza, vabbè, lasciamo stare quel passaggio. Ma chi vuole spaccare la testa? Sì, poi in effetti chissà. Davide Romeo invece gli chiede: ma Ogbonna ti piace? Io onestamente focalizzerei la mia attenzione altrove, dice Davide. Tu cosa pensi? Io sono d'accordo, a me i difensori piacciono italiani, difensori e portieri io preferisco italiani. Ecco, quali sono invece i due acquisti che faresti attacco dopo la quasi cessione di Edinson Cavani? Che ne dici di Hernandez e Osvaldo? Ti chiede Francesco della Curva. Guarda, Osvaldo lo prenderei, perché Osvaldo secondo me ha tantissime qualità tecniche, fisiche, secondo me è anche superiore a Cavani a livello però c'è un problema di testa. Se con un discorso serio, magari con un allenatore serio come Benitez, uno come questo attaccante, secondo me potrebbe veramente fare non bene ma di più. Quindi con Benitez potrebbe fare bene, no? Devi sapere, tra l'altro mi arrivano messaggi intimidatori da parte di Sibilla che poi fatico a gestire. Poi anche Gennaro Ruffolo ci scrive: Pino, la differenza tra te e Cavani è che tu baci la maglia e davvero ci credi, lui no. Ah, guarda, io ho detto, non vorrei colpevolizzare troppo Cavani, ovviamente non esce bene, non esce bene con i tifosi, perché come ho detto prima anche io ho l'animo del tifoso e sinceramente sono rimasto molto, molto deluso da lui. Come ho detto prima, ci vorrebbe un po' più di personalità, scusa, prima mi sono lasciato andare, ci vorrebbe un po' più di personalità da parte di un calciatore e prendere anche lui le decisioni per il suo futuro, perché tra 8 milioni che prende al Paris Saint Germain, 6,5-7 sicuramente arrivava a Napoli, avrei preferito sinceramente rimanere a Napoli ed essere il numero uno attualmente Pino, a Napoli. Questa è fantastica, Marco Tufo, perché se viene Ibrahimovic a Napoli e bacia la maglia dici che è un gesto poco credibile. No, beh, ma Ibrahimovic però lo sappiamo, lui bacia tutte le maglie perché lui l'ha detto, lui per quell'anno che lavora in quella squadra ama quella squadra perché lo pagano e lui praticamente è un dipendente e fa il dipendente. È leale, come Ibrahimovic. È leale, è molto leale. Lui dice la verità, lui dice un anno, massimo due, poi voglio andare via perché non ci riesco. Allora io me lo piglierei, lo terrei. Me la godo fino alla fine. Andrea Formicola invece dice: ma sto fair play finanziario vale solo per noi e non per il PSG? È una bella domanda, ma 100 milioni all'anno lì. Sinceramente io non ci ho capito un tubo di sto fair play finanziario, perché poi vedo che la Juve praticamente non doveva spendere, ma sta allestendo una super squadra ancora di più di quello che ci capito. Quindi io sinceramente non riesco a capire fair play finanziario, magari qualcuno, sono ignorante in materia, ma allora qualcuno me lo spiega bene, perché io lo stiamo attuando solo noi e se ci nascondiamo di questo fair play finanziario è praticamente per, stiamo vendendo i migliori, ma noi problemi economici non abbiamo. Lui ha detto che qualche settimana fa ha detto il presidente che noi siamo una squadra che non ha bisogno di vendere Cavani per fare mercato, ma fino ad oggi siamo bloccati. Tweet di Michele Sibilla: ma Benitez che cosa sta pensando in questo momento? Secondo me c'è una gran confusione, oppure sa benissimo quello che vuole, nel senso che avrà dato delle direttive, stanno risolvendo questa fase Cavani perché indubbiamente toglie energie mentali a tutti, anche a noi tifosi, perché io ogni giorno sto lì a vedere Madonna resta, va via, Chelsea, quell'altro ancora, 800 squadre che lo vogliono, uno se lo piglia, non rimane, non resta, va via, non si capisce. Quindi come siamo noi, penso, in bambola, ci sarà anche un pochettino la società. Quindi una volta passato questo scoglio, ma questo è per il bene del Napoli e per il bene del mercato del Napoli, bisogna o dentro o fuori, cioè fare presto, perché il Napoli non può aspettare ancora sul mercato, sinceramente. Beh, io ringrazio il mio amico fraterno Pino Taglialatera che oggi ha accettato nuovo conduttore di Napoli Magazine. No, una proposta indecente, ragazzi, ve lo dico in diretta, perché solo un amico viene in diretta così in amicizia, un'ora sana a parlare del Napoli, di Cavani e quant'altro. Però questo del Napoli parlerei tutta la giornata, però questo vi fa capire chi è Pino Taglialatera, no? Perché si dice
Pino Tagliatella, si dice Edinson Cavani, si dice questo e quello. Poi ma era... sapete qual è la differenza tra Tagliatella e Cavani? E dirla, no? E lui fa l'attaccante, io faccio il portiere. Cavani bacia la maglia. La maglia del Napoli invece ha baciato Pino Tagliatella, è diverso. È vero, è vero, è vero. Questo è quando ero piccolo, quella è tutta lì la differenza. Per me è stata una fortuna, per lui no, perché è un peccato, perché lui poteva veramente, come ho detto prima, essere il numero due della storia del Napoli. Però lui ha fatto una scelta economica, penso l'abbiano fatto, non lo so, darsi pure che ci smentiranno, ma io me lo auguro, così noi chiediamo scusa, però ah, abbiamo Cavani, ci teniamo Cavani, faremo un'altra ora di trasmissione chiedendo scusa, scusa, sì, diciamo, se questa è stata l'impressione che ci avete dato, noi siamo diretti, noi siamo così, noi siamo come noi siamo tifosi, ragazzi, perdonateci se qualche volta esageriamo, però, no, è la verità. Però per il Napoli questo è altro. Assolutamente. Pino, un abbraccio forte, grazie a voi, Michele, regalo. Un abbraccio. Ciao Tony, un abbraccione. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.